benvenuti alla seconda puntata di Telebavaglio. Abbiamo cominciato ieri a portare qui sul sito del Fatto un po' di informazione che non si può più vedere in televisione, visto che i talk show politici sono stati sospesi e in quelli che ancora vanno in onda non si può parlare di politica perché ci sono elezioni regionali, e quindi stiamo discutendo qui sul sito. Intanto discutiamo del bavaglio, cioè di questi provvedimenti, e poi dalla prossima settimana cercheremo appunto di raccontare anche quello che in TV appunto non si vede dal lato proprio della politica e dei contenuti diversi dall'informazione che parla di informazione. Quindi oggi siamo qui, io sono Stefano Feltri, insieme a me c'è Carlo Tecce, sempre siamo qui nella redazione del Fatto Quotidiano a Roma, e oggi discutiamo appunto di televisione, di politica e di informazione insieme a tre ospiti che adesso vi presentiamo. Abbiamo Antonio Rapisarda, che lavora per la Fondazione Fare Futuro, per il Web Magazine, questa testata che fa molto discutere con i suoi editoriali, con i suoi interventi quotidiani, che è vicina a Gianfranco Fini, Presidente della Camera. Poi abbiamo il senatore Vincenzo Vita, del Partito Democratico, che segue sempre i temi della comunicazione, e abbiamo un commissario dell'Agicom, cioè dell'Autorità Garante delle Comunicazioni, D'Angelo, Antonio D'Angelo, Nicola D'Angelo, scusate, ho fatto un errore. E quindi adesso cominciamo subito appunto a parlare di questo provvedimento. Passo la parola a Carlo che ci spiega. Chiederei al senatore Vita la genesi di questo provvedimento votato quella notte, quel martedì, convulso in vigilanza, il relatore Marco Beltrandi, radicale eletto nelle liste del PD e votato con entusiasmo dalla maggioranza. Sì, forse la storia ormai si è consumata nei racconti, un po' malevoli spesso, perché l'impressione che io ho ricavato fin dall'inizio è che dietro e accanto e durante questa vicenda, anzi persino probabilmente corroborandosi via via, vi è la vera operazione politica, e cioè di abolire la par condicio, una legge che fu varata nel 2000, nel febbraio, dopo un ostruzionismo durato 6 mesi, allora governava il centrosinistra, il Presidente del Consiglio in quel momento era D'Alema. L'opposizione che oggi governa fece un ostruzionismo durissimo, e quella legge non è mai stata digerita. Berlusconi ne ha sempre fatto uno dei suoi cavalli di battaglia, perché in quella legge ci sono alcuni argomenti che danno molto fastidio: l'abolizione degli spot a pagamento, un rigoroso riferimento nei periodi più stretti, cioè la campagna elettorale, per i più stretti dal punto di vista della pluralità dell'informazione, dove non si può avere nessun dubbio, ecco, e dove ci sono quindi tutti i vari soggetti che si presentano con uguale opportunità, e poi il divieto di sondaggi. Insomma, adesso non vi voglio annoiare, però quella legge non è mai andata a genere alla destra e proprio a Berlusconi, che in tutte le circostanze ha sempre detto quella legge va abolita. Gasparri, altro, uno dei ritornelli. Cosa è successo? È successo che, sai, l'eterogenesi dei fini, insomma, la filosofia indagò a lungo su questo tema. Ora, io ho amicizia con il gruppo radicale, anzi devo dire l'avventura di avere proprio dietro di me al Senato, caso così ha voluto, Emma Bonino, una persona gradevolissima, spesso ci converso, ma devo dire anche Beltrandi, pur di qualche durezza ogni tanto, però insomma è sempre uno che limpidamente svolge. Ricordiamo Beltrandi, è il senatore radicale cui Sergio Zavoli, Presidente della Vigilanza Rai, affidò il compito di relatore del regolamento, che ogni volta che in comune elezione e la Commissione Parlamentare di Vigilanza per ciò che attiene alla Rai e l'Autorità per le Comunicazioni, di Garanzia per le Comunicazioni per ciò che attiene a tutto il resto del mondo, vara. In buona fede, io ci tengo a dirlo perché poi l'eterogenesi dei fini spesso nasce così, che in buona fede i radicali, basta sentire la mattina, basti prendere qualche frammento di pannella, insomma, si dice sempre bisogna che tutti i soggetti siano presenti, i radicali non ci sono quasi mai, eccetera, 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 per cogliere il motivo di fondo che portò il collega Beltrandi a ipotizzare un regolamento che in più punti era discutibile. E quel regolamento sembrava che potesse essere discusso, ecco, e qui arriviamo a quel martedì sera.
Io entro in quella vigilanza Rai un po' provato da una giornata intensa, perché ci sono dei periodi in cui si accavallano decine di cose, e noto subito un clima un po' strano, su cui faccio un po' da cronista, un po' strano, nel senso che vedo in animazione il gruppo del PD. Li ho visti, non sempre accade, molto a capannelli, insomma, come se covassero qualche cosa. In verità, noi avevamo presentato diversi emendamenti che sopprimevano, ad esempio, quel comma che equiparava, ed era uno dei punti più sbagliati del testo Beltrami, che equiparava i programmi di comunicazione politica a quelli di informazione. La legge del 2000, la par condicio, l'eccellente giurista D'Angelo poi mi correggerà se dico qualche strafalcione, tra i suoi punti qualificanti era proprio quello di differenziare questi due campi, perché sembrano contigui ma in realtà sono un po' diversi. Cioè l'informazione, pur dovendo stare nel periodo della campagna elettorale dentro le regole generali della par condicio, quindi dovendo rispettare le sue opinioni, naturalmente ha un'elasticità e una sorta di contemporaneità che fa sì che se c'è un giorno una notizia, ecco, non ci debba essere immediatamente la rappresentazione tout court di tutti gli aventi diritto, che poi possono essere 10, 20, 30, 40, a seconda delle circostanze elettorali. Invece i programmi di comunicazione politica sono strettamente, cioè, spieghiamo, di campagna elettorale. Informazione anno zero, Bruno, quindi Vespa. Per esempio Ballarò anno zero, ma Bruno Vespa, insomma, sono programmi di informazione che si riferiscono a delle testate giornalistiche, per cui non devono avere durante ogni singola puntata tutti gli aventi diritto, ma possono avere nel corso di un periodo più lungo, quindi certo nella campagna elettorale, non superandola, la rappresentazione delle varie opinioni, perché l'informazione ovviamente ha delle tempistiche, dei linguaggi, delle forme diverse. Mentre la comunicazione, la comunicazione politica sono quelli che un tempo, nei tempi eroici di Iade Iacobelli, chiamavamo le tribune, ecco, sono invece più strettamente la rappresentazione comunicativa delle opinioni di tutti i partiti. Quei politici che parlano, che parlano, che gli dà l'imbeccata. Che dà l'imbeccata, oppure delle tavole rotonde, insomma le formule sono varie, tra l'altro contemplate proprio. Poi c'è un altro punto, su cui peraltro io pregai disperatamente quella sera Beltrami di rivedere il testo, perché era anche mal scritto, che poneva persino la possibilità di sostituire i programmi con le tribune elettorali. Questa ultima forzatura ha dato la stura, e la metto in sequenza perché credo vi sia una logica, alla decisione davvero assurda presa a maggioranza stretta dal Consiglio di amministrazione della RAI di abolire del tutto le trasmissioni, i talk show. La manifestazione che si è svolta la sera di lunedì, di martedì. Davanti a Via Taulada, dove si registrano molte delle trasmissioni talk show, denunciava proprio questa assurdità, che viola anche il contratto di servizio tra lo Stato e la RAI, perché quel contratto di servizio dice che proprio in periodo elettorale bisogna essere pluralità, rispetto delle diverse opinioni, anche informazione per i cittadini. Ora, quella sera quindi che è successo? Che sull'onda di una generosa, discutibile, ma diciamo generosa, iniziativa radicale, che peraltro non è di quella volta, è un po' da sempre, anche se in questo testo c'era un surplus, perché per esempio questa equiparazione tecnica tra informazione e comunicazione politica era un po' una prima volta, anche per i radicali. La destra, gongolante e con un'opportunità che forse non aveva nemmeno immaginato, poi qualche racconto di colleghi della destra me l'ha svelato, cioè loro erano entrati lì volendo farci qualche danno, io avevo capito dai poi si sono trovati, sono trovati imboccati tra virgolette da una fonte, i radicali godono di una sorta di extraterritorialità, no? Nella cultura politica, imbeccati, diciamo così, volente o nolente, Beltranti dà questa sorta di piattaforma, loro così congeniale ci sono.